Oggi faccio una ricetta davvero esagerata, con pesto di pistacchi, limone e gamberoni. Facciamolo insieme. Per prima cosa bisogna sgusciare e sbucciare i pistacchi. Lo si fa molto velocemente. Vedete, ci vuole un secondo. Dopo averli sgusciati, li mettete a bollire per 1 minuto. Poi li lasciate in ammollo in acqua bollente per 4-5 minuti. Li fate raffreddare un po', ma soltanto per non scottarvi. E guardate qua, ci vuole un istante. Viene via da sola la buccia. Una volta sbucciati i pistacchi, li mettiamo nel mixer. Mettiamo 4-5 foglie di basilico, un pochettino d'aglio, un po' di sale, un pochettino di pepe e per finire il succo di limone. Ok, messo tutto, frulliamo. Ecco qui, la consistenza deve essere, come vedete, abbastanza morbida. Nel caso potete aggiungere un goccio d'acqua. Ora, visto che l'acqua bolle, la saliamo e mettiamo a cuocere la pasta. Mentre la pasta cuoce, mettiamo in padella dell'olio extravergine di oliva, aggiungiamo uno spicchietto d'aglio e lo facciamo dorare leggermente. Quando l'aglio sarà leggermente dorato, mettiamo i gamberoni e li facciamo cuocere per 30 secondi. Togliamo lo spicchietto d'aglio, abbassiamo la fiamma e mettiamo il succo di limone. A questo punto possiamo trasferire la pasta in padella. Mescoliamo un po'. Ok, mettiamo il nostro pesto di pistacchi. Aggiungiamo un po' d'acqua di cottura della pasta e mescoliamo. Fiamma bassa bassa. Se vedete che si asciuga troppo, mettete un goccio d'acqua di cottura della pasta. Poco poco, eh? Ok, ci siamo. A questo punto spegniamo la fiamma, aggiungiamo un po' di buccia di limone. Mi raccomando, sempre la parte gialla e non la bianca. Un po' di granella di pistacchio che potete mettere anche direttamente nei piatti. Ultima mescolata. Ed ovviamente io ne approfitto per assaggiare con voi direttamente da qui. Mamma mia, questa pasta è veramente sfiziosa. Fatela e fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto. Se il video vi è piaciuto, come al solito, lasciate un bel like, condividetelo e se siete su YouTube, cliccate qui sotto per iscrivervi o qui sopra su Segui se siete su Facebook. Io per il momento vi saluto e come al solito, prima di lasciarvi, ne approfitto per augurarvi buon appetito!